Grazie per la Buongiorno. diretta. Sai Wow. che sto pensando che un giorno dovrei prendere tutte le dirette che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni e fare un mix di solo intro, no? Sono l'intro. Mirate che No, diciamo perché niente. voi non sapete, ma qui dietro le quinte c'è sempre l'incognita del nostro programma, no, che utilizziamo per fare le dirette. È sempre un po' un punto di non parte, non parte, ce la fa, non ce la fa, c'è internet, non c'è internet, imprevisto, non lo so, si può. Incognita, cioè non è detto che tu decidi di andare in diretta e poi vai in diretta, no? Non è così scontato. Però oggi dobbiamo parlare del metodo di studio, quindi. Oggi dunque la linea è tutto a retto perché no, vabbè, con questo titolone, il metodo di studio, non vuoi andare in onda, assolutamente, assolutamente. Esatto. Allora, Tutti i condivido il link. genitori quando ci incontrano ci dicono: mio figlio non ha il metodo di studio, siamo alla ricerca del metodo di studio, dove sarà? Lo cerchiamo da tutte le parti. Poi da questa dicitura ovviamente c'è dentro il mondo, ecco. Sì, infatti. Metodo di Esatto. studio vuol dire tante cose, ognuno lo interpreta a suo modo, e ovviamente quando il genitore ci dice mio figlio non ha il metodo di studio, bisogna un po' indagare che cosa intende, cioè cos'è che vede che non funziona, se sono i vuoti, se vedi che si distrae, se vedi che spesso magari ti chiede informazioni o non è ben organizzato, devi rincorrerlo. E dunque, diciamo, per metodo di studio ci possono essere dentro tanti sintomi di cioè, qualcosa che non funziona, delle ruote che non si incastrano. Yes, esattamente. Allora, intanto che aspettiamo che arrivano le persone, si vede che oggi è una giornata un po' intensa. Sì. Ah, sì, e cominciano a correre i ragazzi, i genitori, lo Ah, studio, le sì, verifiche. novembre, pieno, pieno di cose Novembre. da fare, assolutamente. Ovviamente la prima persona che arriva, che si collega in diretta, ci dice se ci si sente. No, in teoria sì, vabbè, comunque. Noi intanto partiamo, dopo Secondo me ci se sente. non si sente, se non si vede, lo scopriremo dopo. Noi parliamo del metodo di studio oggi. Ok, allora, quali sono i punti che vediamo in questa diretta? Vediamo quali sono le cose che non funzionano, quindi perché molto spesso quando le persone si rivolgono a un studente felice ci parlano appunto del fatto che ai ragazzi manca il metodo di studio, cos'è che c'è che non funziona, perché in realtà non è che manca il metodo di studio. Diciamo che mano a mano che vanno avanti con lo studio, con la scuola, un metodo sì, lo trovano, però non è detto che sia efficace, ecco. Un po' quello è il problema, no? Che saltano da una fase all'altra, che fanno fatica magari qualcuno a memorizzare, qualcuno ad organizzarsi, qualcuno a concentrarsi, anche la concentrazione, anche qui si apre un capitolo importante, no? Sulla concentrazione. Come sono messi i vostri figli con la concentrazione? Bella domanda. Eh sì, sicuramente sono tante cose. Qualcuno invece fa fatica a gestire le proprie emozioni, quindi sicuramente anche se tante volte si dà un po', non dico per scontato, però si mette in secondo piano il discorso emotivo, ma in realtà ha un enorme impatto su quelli che sono poi i risultati scolastici, perché tu puoi saper memorizzare, magari ti metti, ti impegni, non so, cerchi di studiare in modo concentrato, eccetera, però alla fine se non sai gestire le tue emozioni, il tuo stato d'animo durante le verifiche, le interrogazioni, purtroppo ha un impatto. Qualcuno invece ha delle difficoltà su tutte le fasi dell'apprendimento, sia nella concentrazione, sia nell'organizzazione, sia nell'elaborazione del testo, sia nella memorizzazione, sia nella gestione delle emozioni, che poi in realtà molto spesso è una conseguenza, no? Quindi se io non so studiare, se io non è che non so studiare, se io non riesco a studiare in modo strategico e sentirmi sicuro di ricordarmi le cose, di averle capite, di aver memorizzato, eccetera, dopo chiaramente mi sento anche molto più agitato durante le prove scolastiche. Ed è normale, è ok. Quindi bisogna partire dall'inizio e una fase alla volta sistemare un po' il tutto. Adesso vediamo quali sono i passaggi assolutamente importanti da conoscere per avere un metodo di studio efficace. Allora, io penso che qui comunque potremmo parlare, dividere un po' questa diretta, nel senso,
un po' dividere quelle che sono più piccole da quelle che sono più grandi, perché secondo me ci sono un pochino di differenze. Tipo tu, Anna, secondo te qual è la cosa importantissima che i ragazzi delle elementari medie devono sapere per migliorare? Allora, delle elementari è comunque elaborare un testo, capirlo e memorizzarlo. Dunque non hanno grandissimi problemi di esposizione, nel senso che comunque non è un'attività che viene tanto richiesta, molto spesso, cioè comunque i voti arrivano. Dunque, se alle elementari già impariamo a diventare autonomi nel capire che compiti devo fare, capire un testo, imparare a leggere, imparare a elaborarlo, imparare un po' a rielaborarlo e raccontarlo, già lì sei già a un buon punto. Alle medie invece inizia a esserci la problematica dell'interrogazione, dunque è molto importante anche sentirsi sicuri, saper comunque raccontare le tue informazioni, fare i collegamenti, personalizzare lo studio. Ci sono gli insegnanti nuovi, perché prima c'erano le maestre, dunque la maestra è tipo una seconda mamma, una zia, no? Una figura molto spesso tenera che ti avvolge, ti protegge. Poi arrivi alle medie e entri un po' in questo mondo reale, dove comunque ci sono magari 10 insegnanti, 3 sono carini, 3 neutri e 2 ti stanno antipatici, non li capisci, parlano e non parlano magari nello tuo stesso modo, fai fatica a relazionarti, hai paura di loro. Dunque, c'è tutta la sfera re relazionale che devono imparare a fare, che non è assolutamente semplice. Insomma, dipende anche se l'hanno allenato, no? Che cosa hanno fatto alle elementari. E poi ci iniziano a essere importante la pianificazione, ecco, imparare a gestire il pomeriggio e anche a memorizzare nel lungo periodo, perché queste due cose poi vanno insieme. Poi ogni anno ha la sua, diciamo, problematica. Beh, sì, sicuramente ogni anno, ogni persona, ma anche meno di un anno, a volte iniziano in un modo, poi proseguono in un altro modo, insomma, tantissime cose cambiano e variano. Per quanto riguarda invece le superiori, vabbè, poi sicuramente tutto quello che hai detto vale anche per le superiori, quindi assolutamente sì, saper elaborare un testo di studio, che non è per niente scontato. Io vedo che comunque tanti ragazzi arrivano alle superiori e non sanno ancora sintetizzare. Infatti, tante volte quando faccio i corsi sul metodo di studio, la cosa che consiglio è per capire se hai un metodo di studio efficace oppure no, cioè per renderti conto del fatto che c'è qualcosa che non va, osserva i tuoi libri, i tuoi appunti, cioè proprio questo anche senza star lì a leggere, se, proprio visivamente, no? Guarda come stai elaborando un testo di studio, oppure guarda come elabora un testo di studio tuo figlio, se vedi i libri tutti sottolineati con dei evidenziatori oppure no, oppure zero, zero, zero evidenziatore. Zero proprio, se vedi che gli appunti sono tutti scritti in modo proprio modo Metri riassunto, assunti. riassunto oppure il contrario, no? Non ci sono assolutamente le appunti, no? Le ragazze che non prendono le appunti a scuola significa che sicuramente garantito al limone, come diceva un nostro amico. Non riescono a concentrarsi durante le lezioni, non riescono a elaborare un testo di studio se vediamo, quando vediamo appunto i libri molto sottolineati, quindi già più di un 40%, ma anche più di un 30% del libro sottolineato significa che c'è qualcosa che non va con il metodo. Questo vi garantisco, perché per avere un buon metodo di studio significa che tu devi per forza necessariamente sapere elaborare il testo in modo strategico. In modo strategico significa leggo, comprendo, scelgo le cose più importanti e poi faccio le mie mappe, ok? Però tendenzialmente questa cosa non accade, oppure sì, qualcuno lo fa, però utilizzano comunque soltanto un emisfero sinistro, che è quello razionale, quindi cerco di leggere e ripetere, anche lì il metodo che bisogna mandarlo in pensione una volta per sempre, non utilizzarlo più. Però ecco, se volete capire se effettivamente i vostri figli o meglio, non hanno ancora acquisito un buon metodo di studio, basta semplicemente guardare i libri, no, anche senza, ripeto, guardare i voti o comunque i risultati, anche i libri come i sottolineano, come elaborano, gli appunti che prendono, se li prendono, se non li prendono.